Buongiorno cari amici Quiriti, oggi è martedì, parleremo come promesso dell'imperatore Nerva. Sale al trono lo stesso giorno della morte di Domiziano, quindi nel 96 sale al governo l'imperatore Nerva. Imperatore importante, senatore già anziano, uomo di cultura, si avvicina al Senato, cosa che Domiziano non fece, però si allontana dai pretoriani. Perché con Nerva succede un'importante cosa, praticamente introduce il principato adottivo. Quindi io quando vi dico che parlerò di imperatori meno importanti, meno conosciuti, non vuol dire che non siano grandi imperatori. Nerva adotta il principato adottivo, che è una cosa che sconvolge Roma. Praticamente l'imperatore non è più eletto per discendenza diretta, ma abbiamo il principato adottivo. Infatti dopo Nerva ci sarà forse il più grande imperatore di Roma, per me, l'imperatore Traiano, che conquisterà la Dacia. Faremo un video importante, e lo faremo a Roma, sotto la sua colonna, la colonna Traiana. Nasce a Narni nel 30, governa per 2 anni dal 96 al 98 e abbiamo delle innovazioni importanti. Praticamente fa cessare le persecuzioni contro i cristiani e abolisce le tasse agli ebrei che erano assoggettati all'impero romano dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Viene paragonato ad Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio e Traiano come imperatore buono. Ecco, questo era Nerva. Quindi io lo ridico un'altra volta, parlerò di imperatori magari meno conosciuti, ma perché per Roma hanno fatto tanto, tanto, tanto. Quindi Nerva è uno di questi. Cosa possiamo dire di più? Fece costruire l'arco di Nerva, foro di Nerva, importantissimo. Quindi non arco, scusatemi, ma il foro di Nerva. E poi fece costruire un importante impianto idrico a Roma. Ecco, quindi questo era Nerva, imperatore che ha regnato poco, ma che spezza una cosa importante a Roma. L'imperatore non è più, diciamo, eletto per discendenza diretta, ma abbiamo il principato adottivo e ci sarà Traiano, che verrà eletto l'imperatore con l'aiuto del Senato in base alle caratteristiche positive dell'uomo. Quindi verrà eletto l'imperatore anche con l'aiuto del Senato, se l'imperatore merita, se ha fatto delle conquiste importanti, se è amico del Senato, eccetera, eccetera. Non viene visto bene dai pretoriani, perché i pretoriani erano abituati loro a eleggere l'imperatore, no? Vi ricordate, Claudio? Ok, quindi oggi vi ho detto delle piccole cose che riguardano Nerva. La prossima volta, cari Quiriti, vi sconvolgerò perché parlerò di lui. Nerone, cosa vi ricorda Nerone? Quindi preparatevi che martedì c'è la botta. Però purtroppo, come è successo martedì scorso, io vi devo lasciare perché ho ricevuto un SMS dall'imperatore Nerva e mi ha invitato perché mi vuole far conoscere il suo successore, un certo Traiano, che mi deve parlare un po' della costruzione, della colonna, eccetera, eccetera. Quindi io vi lascio, cari Quiriti, e ricordatevi sempre che voi siete il centro del mondo. Ciao, a martedì prossimo.